Oh Matteo, Apostolo Matteo, il Signore qui ti segue, sa quello che stai combinando. Allora, io mi ricordo, ti sto seguendo nei tuoi allenamenti, mi ricordo all'Isola d'Elba che ti vidi fare le 5 tappe all'Iron Tour e fu per te, Apostolo Matteo, un grande successo. Matteo Tedeschi stiamo parlando. Tedeschi. Venivi da un periodo difficile dove in 20 gare di triathlon, 20 gare, ben 20 gare di triathlon, avevi avuto delle statistiche veramente allucinanti. Ne avevi portate a termine 3 con disonore. Ebbene, adesso ti seguo, ho visto che ancora in acqua non allunghi sta bracciata, continui ad andare a nuotare con questo braccio corto. Caro Matteo, devi cambiare pagina, devi girare la pagina della tua vita e cominciare a nuotare lungo e a spingere fino in fondo. Una mano ti appoggi e con l'altra spingi, spingi. Finché non è finita la spinta, devi rimanere lì, lì, ad appoggiato, a credere in quello che fai. Matteo, in mountain bike 3 su 4 volte ti schianti. Sai che il muro è lì davanti e tu ci vai a sbattere dentro a tutta velocità. Usa la testa, non farti del male. Ormai il talismano contro la sfiga non ha più successo, non funziona più contro di te. Però giungeranno per te buone notizie, perché stai risalendo il podio sociale verso l'altra classifica. Già la Sportful con 205 km e 5.000 metri di dislivello, l'hai portata a termine con ben 12 panine di Nutella e formaggio. Matteo caro, l'alimentazione è importante. Ricordati, mangiare bene per andare forte. Il Signore è con te, ti guarderò ancora dall'alto, ti sto seguendo nelle tue avventure. Mi raccomando, allungati e spingi fino in fondo, guarda il gesto, allungati e spingi, allungati e spingi. A tutta, mi raccomando, il Signore ti segue.